Langenebbiolo Doc Pico Tener 2018 di Enrico Serafino. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto in Piemonte, nelle Langhe in particolare, alla scoperta del Pico Tener 2018 di Enrico Serafino. Sì, stiamo parlando proprio di un nebbiolo, il nebbiolo dimenticato, come lo chiamano alla cantina, appunto Serafino. Un nebbiolo, un biotipo del nebbiolo ormai scomparso, appunto dimenticato. Infatti fu uno dei primi a diffondersi nelle Langhe, un biotipo difficile da coltivare, con le rese basse, ma che altrettanto dona grandissimi aromi, un colore più intenso, questi colori vivi, ed è per questo che l'azienda Enrico Serafino ha deciso di riportarlo in auge e è stata la prima a vinificarlo in purezza nell'annata 2015. Qui abbiamo di fronte l'annata 2018 che andremo a scoprire tra poco, ma parliamo del Pico Tener, appunto, questo biotipo di nebbiolo che riesce a dare queste caratteristiche completamente differenti da altri biotipi di nebbiolo. Infatti conosciamo sul territorio diversi biotipi, ma il Pico Tener è completamente ormai appunto abbandonato, dimenticato, ma di origine del Canavese, proprio nel luogo di origine anche di Enrico Serafino, la cantina decide di dedicare a lui questo biotipo, questo Pico Tener appunto vinificato in purezza. Ma andiamo subito a scoprire il calice, quello che ha da dirci questo appunto Pico Tener, questo nebbiolo. Ricordiamo che il nebbiolo, come tutti sappiamo, è una delle varietà di vite per la vinificazione più prestigiose al mondo e altresì più ricca di biotipi e di tipologie differenti, appunto intrinseche di questa varietà. Scopriamo subito questo Pico Tener e vediamo che al calice presenta subito un colore differente rispetto al classico nebbiolo. Infatti troviamo questi colori più vivi, questo colore rubino intenso, cosa molto rara da trovare, se non impossibile, nei classici nebbiolo. Poi abbiamo questi riflessi aranciati, granati, ma anche dei lievi riflessi purpurei, tipici proprio di questo biotipo, il Pico Tener. Al naso abbiamo un ventaglio aromatico ampissimo, delle note spiccate di frutta polpa rossa, prugna, questa leggera rosa, note spiccatamente floreali anche di violetta, per poi virare nelle note speziate di tabacco, cacao. Al palato è immediatamente fresco, con questa bella acidità che si propone subito, ancora prima del tannino morbido, levigato. Un aroma ricco, intenso, con queste note fruttate che si ripropongono al palato e soprattutto questo tannino levigato, questo tannino morbido che persiste piacevolmente al palato. Una grande piacevolezza, una grande beva, un nebbiolo giovanissimo ma che già dà delle grandi soddisfazioni al palato. Io lo abbinerei molto bene a uno spezzatino, anche perché no, un bel brasato di carne, adatto anche ad accompagnare le castagne in questo periodo autunnale. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.